Ci siamo? Ditemi se funziona tutto, per favore, che io qua stavo andando un pochino in panico, sinceramente. Oh, abbiamo risolto il problema. Cioè, era una cagata il problema. Perché praticamente se mutavo la traccia audio non funzionava più. Quindi, ragazzi, bam, eccoci qui. Possiamo cominciare. A posto. Allora. Sì. Stavamo facendo. Ah, giusto, devo dirvelo prima di cominciare. Non sto più usando la scheda d'acquisizione perché in questi oggi, stasera, serviva ad Angelo. Quindi sto streamando tramite internet, tramite lo switch di rete che ho qui dietro. Il PC da streaming passa il segnale, scusate, il PC da gaming passa il segnale PC da streaming e si perdeva l'audio per qualche strano motivo, ma adesso l'ho completamente risolto. Quindi tutto a posto. E niente, questo è il nuovo sistema di streaming. Quindi, per favore, mi dite se funziona tutto, se il gioco si vede bene, se non perde frame, eccetera, eccetera. Perché passando da internet, cioè comunque da un cavo di rete, potrebbe perdere qualche framino ogni tanto. Però non dovrebbe essere troppo, nel senso può capitare una o due volte, ma niente di eccezionale, insomma, dai. Allora, costruiamo. Che qua stiamo a fare costruzioni. Allora, io vorrei cominciare con del legno. Ecco, vedo già che c'è un piccolo bug, che non vedo il cursore del mouse. E boh. Non lo so. Allora, aspettate che sto ragionando su come si può fare. Comunque ho perso un sacco di tempo, veramente, che Pasqua. Cioè, 20 minuti di live persa al vento. Peccato. Peccatissimo. Allora, facciamo così. Poi io questa casa la voglio fare un po' più particolare, quindi usiamo due tipi di legno. Tre tipi di legno. Ok. Ho l'entrata la vorrei fare da questo lato. Quindi tecnicamente se ciao dice ciao, questo è il centro. 6 e 6. Obey, cofei. Allora facciamo così, tipo strati. Questo strato lo facciamo bianco. Perché qua possiamo fare così. Ok. Allora, facciamo tutto il circolo di quello che ci serve, ormai che ce l'abbiamo in manetta. Però vorrei anche usare la cobblestone, quindi attenzione, si vous plaît, le volete splaghe de situation problematica. Oh, così. Ok. Ah, fa un bellissimo effetto. Bellissimo effetto. Io la cobblestone la vorrei usare per il pavimento, quindi facciamo set 4. Tra l'altro l'audio dovrebbe essere molto migliore rispetto ai giorni scorsi. Ho risolto anche questo problema dell'audio, credo. So, poi se si sente uguale non lo posso sapere, questo problema. Ah no, i pannelletti ce li abbiamo, quindi li mettiamo. Vorrei fare una casa molto, molto vetrosa, diciamo. Molto, molto vetrina. E così, così. Diciamo tipo una casa particolare. Allora, mettiamo torcia di qua, per favore, eccolo qui. Fabribu, porta, usiamo la porta scura che dovrebbe spezzare benissimo. Yes. Ok, per lo strato successivo invece, io vorrei fare tipo così. Ok, e poi questo si riaggancia col colore scuro sopra. Quindi bordi li facciamo bordini, ok, sì, così dovrebbe uscire veramente molto molto carina, una casa un po' più particolare rispetto all'altra, se no le famo tutte uguali, mentre per il tetto io manterrei la cobblestone, ok, quindi andiamo da dentro, perfetto, illuminiamo il più possibile. Già così dovremmo essere a cavallino. Però ne mettiamo anche al centro. Olay. Olay.
Mentre per il tetto io invece tornerei al colore principale, ovvero questo. Mi devo abituare solo per il fatto che non ho la freccetta del mouse. Però per il resto va tutto molto bene. Ok, niente, il tetto facciamo proprio quello classico classico. Così. Ok. Ok. Oh là là. Ovviamente possiamo giocare. Mi stavo andando un po' in panico prima. Qua invece lo agganciamo. Vediamo, fin dove devo salire per farli toccare. Perché il primo strato è occupato da lui. Quindi questo comincia da qui. Così. Così. Early. Così. 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 E poi c'è questo così. Altino. Vabbè, no, ci sta, ci sta. Allora, io voglio fare un esperimento. Fatemi fare questo esperimento, por favor. Se io faccio così. Ok. Setto la scaletta. Quindi OAK stairs. Set OAK stairs. Me mette in quella direzione. Ma se io copio questa riga, ok, dal piano sotto, facciamo copia e la copio al piano sopra. Yeah. Ok. Così velocizziamo un pochino i lavoretti qui. Ancora un po'. Quindi dobbiamo fare solo una riga invece che 50, capite? Insomma, dipende da quanto sei, sai, barbatrucchi. Sfruttiamoli. Ok. Peccato che Word Edit in sé, per fortuna la copia funziona bene, ma mi sarebbe piaciuto anche poterle mettere direttamente, capite? Ho capito, non funziona così la faccenda. Non funziona così la faccenda, perché io devo farlo un blocco sotto. Tipo qua. Io le devo copiare da qui. Da qui. Copio. Poi incollo. Così. Ah, scusate, mi sono dimenticato. Chiedo scusa un secondino. Facciamo così. Mi sono dimenticato la musichetta di sottofondo. Ok, era partita altissima. Chiedo scusa. Eccoci. Niente. Risolto il problema. Allora, incollo, 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 incollo. E questo no. Cioè, questo sì, però non così. Perché voglio i slabini. Questi slabbacci qua. E slabbacci. Ok. Quindi, vabbè, qua l'interno non ci interessa, quindi possiamo lasciarlo tranquillamente aperto. Ma aperto per quale motivo ora rimane aperto? Mo' vi faccio capire tutto la vita, eh. Fatemi chiudere dove si chiude. Ok. Ok. Olè. Ok, perché dall'interno facciamo qui un pilone che va su. Qui. Ok. Va benissimo così. Prendiamo le stairs, quelle. No, non si chiamano stairs, si chiamano ladder. Ladder. Ok, prendiamo il ladder, bam bim bam. Ok, poi buttiamo via blocchi che non servono più. Prendiamo una trapdoor. Trapdoor sempre de ok. Ok. Ok, andiamo su. Lì. Facciamo magari una finestrella a questo livello. Così. Perfect. Ok, poi illuminiamo qui, facciamo la finestrella anche qua. Eccoci qua. Preciso. Metterei anche delle torce qui al centro per scaramanzia. Anche se i mob non possono spawnare, però non si sa mai. E un'altra casetta è completata. Molto carina. Molto carina. Sembra tipo una casetta da boscaiolo, no? Tipo, più o meno, no? Circa. Mentre qui.
Vedo che sono due case piccoline, piccoline. Ma qua farei l'entrata da questo lato. Se non sbaglio ho fatto 4. Certo, certo. Qua queste due case sono attaccate. Quindi, attenzione. Attenzione. Io vorrei utilizzare come muro magari la red sandstone. Ok. Ok, aspettate, che sto calcolando come poterla fare. Perché qua ovviamente va chiuso così. Così. Vedete, perché ovviamente... perché adesso sì. Lo dico io. State da 96 che sa le cose. Ok. Verrebbe fuori un lavoro del genere. Un lavoro del genere. E tutto sommato non è male. Qua sarebbe tutto chiuso perché c'è l'altra casa. Ok. Qui ci sarebbero le torce. E riconcluderei lo strato superiore con la cobblestone. Ok. Così. Ottimo, direi. Mettiamo le finestre dove si può. E due torcine qui, così. Ok. Mentre per la strada facciamo così. Prendiamo due porte di quelle normalissime. Sì, tanto posso usare Bimbi Bombo. Mettiamo le torce. Il tetto lo chiudiamo di questo materiale, così fa tutt'uno. Ok. Quei nemici devo capire come si chiamano nel codice di Minecraft, così li blocco lo spawn. Mentre il pavimento io utilizzerei del sano e vecchio quarzo, che dovrebbe essere 155. Che mi ricordo l'ID. Cioè, che stiamo di... Mentre il tetto ancora non lo faccio, perché voglio fare una cosa molto molto simile anche da questo lato. Ok. Con l'entrata stavolta di qui, ovviamente. Ok. Sfruttando lo stesso cubo centrale? No, deve essere chiusato. Ma che sto di... Mettiamo le due porte. Qua invece usiamo la sandstone, quella normale. Che è la cut sandstone. Quella liscia. No, smooth. Eccola qua. Eccola qua. Ok. Facciamo lo stesso identico lavoro. Proprio uguale, uguale, uguale. Qua così. Qua così. Qua la cobblestone che chiude. Ok. Perfect. Perfect. Finiamo tutto il giro superiore. Perché siccome sono così tanto vicine, è difficile fare i tetti separati. Qua allora abbiamo detto che si chiude tutto. Qua ci stanno i vetri. Ok. Le torce. La strada. Olà. Mentre per il pavimento questa volta utilizzerei il netherrack. Cioè, scusate, il nether brick. Quindi nether brick, penso tutto attaccato. Nether brick. No. Nether bricks. Bricks. Ok. Bricks. Perfect. Allora qua famo così. Qua si è buffato un blocco. Si è buffato un blocco. Chiudiamo con questa qui. Perché esce un effetto tutto sommato che non dovrebbe essere malvagio. Però non vi fidate troppo di quello che da Pieni 96 dice. Ok. Quindi per il tetto io stavolta utilizzerei le slab. Le slab di... Stone slab, queste qua. E farei... Un giro così. No, aspettate, sto a capire. Perché potrei fare il giro così.
in questo modo. Sì, ok, ci sta. Un tetto un po' diverso. Non è molto medievale, questo assolutamente no. Però tutto sommato mi piace anche fare le cose un po' diverse ogni tanto, se no tutto uguale. Tutto troppo uguale, poi stroppia. Perché c'è già troppi tetti a triangolo qua in giro. Tranne quello che ha piramide. E per l'appunto anche qui vorrei fare no piramide. Perché mi fermo adesso al prossimo strato, ovvero questo. Ok, niente, mi tocca farlo a mano. Stavo pensando se c'era una soluzione più rapida. Purtroppo no. Questa è la soluzione più rapida. Così. Lì. Ok. Ah. Perfect. Scusate che devo abilitare il V-Sync. Ok. Perché c'è qualcosa che non quadra. Ah, vedete, ora è molto più fluido. Sì, sembra più fluido. Perché prima stavo andando 2000 FPS, stavo andando. Un po' bruttino sto tetto. Facciamo un altro strato, va? Facciamo un altro strato. Vabbè, l'ho riempito tutto per il cazzerello. Non importa. Non importa. Ok. Vabbè, tutti l'ho sbagliati. Che pizza morta. Ok, ci sta, ci sta. Perfetto. Ho fatto questo, poi si può fare il comando della flora. Quindi flora sempre di 80. Daniel Laurplay, grazie mille per il follow. Grazie amico. E benvenuto. Benvenuto a tutti. Benvenuto a tutti mentre siamo qui oggi riuniti per questo matrimonio. Matrimonio tra la mia sfiga e l'audio che non funzionava inizio live. Che? Ah, ok, mi è arrivato ora il segnale, è arrivato più tardi in lives. Non capisco. Tutto strano sto gioco, sto OBS, tutto strano sto OBS. Ah, famo così. Se ti chiedi cosa sto facendo, sto costruendo un villaggetto. Che ho cominciato tipo 4 live fa, ancora non ho finito, però sono a ottimo punto come vedi. Manca solo lì, lì e qui. Qua c'è un municipio grosso. Molto grosso, molto grosso. Ok. Ho lasciato tutte le porte aperte, eh? Odio le porte aperte. Ok. La campana! La scuola! Allora, fatto ciò. Sto controllando che ho fatto. Vedete, vedete? Tipo qua ho dimenticato tutta la flora. Insomma, da 96 si fa. Non si fa. Io non so, mi piace troppo mettere l'erbetta. È una cosa che deve esserci sempre. Se non c'è. Se non c'è io esco di testa. Ma non mi piace. Brutto proprio a vedere. Brutto proprio a vedere. Soprattutto i fiori. I fiori cambiano l'estetica di sto gioco in un modo allucinante. Modo allucinogero. Allora, qua ho fatto tutto. Ok, fatemi dare un'occhiata, tanto poi bisogna rifarsi un giro di tutto l'isolottino qui. A vedere che l'ho fatto tutto. Perché sono decisamente capace di aver dimenticato metà cose. No, a parte no. Perché te bene quanto sei riuscito a fare tutto giusto. Ok. Allora, fino a questo punto siamo perfetti. Ora bisogna concentrarsi su queste due aree e poi il municipio per ultimo. Perché è quello che ci vuole un po' di più, dato che è grosso. Qua sono case non troppo grandi. Soprattutto questa un po' di più. Questa un po' di più. Però tutto sommato si può fare veloce. E ragazzi, chiedo scusa, 2 secondi. Vi metto il be right back. Be right back. Eccoci qui. E
e torno immediatamente. Chiedo scusa. Vi alzo anche un attimino la musica di sottofondo. Torno subitissimo. Ho spento del tutto la musica. Ok, chiedo scusa. Torniamo in schermata. Eccoci, vabbè, c'è il desktop. Là. Allora, dicevamo, stavamo facendo qui. Scusate che bevo un goccino d'acqua. Eccoci. Ciao Matteo, come stai? Come va? Allora, per le case qui. Io comincerei da qua, da questo lato. Facciamo, vediamo che materiali possiamo usare. Io direi di riutilizzare i log che non li usiamo da un pezzo. Quindi magari prendiamo quello scuro e quello normale. Ok, ho sbagliato. Vorrei metterli in questo modo. Ok. Quindi quello qua dritto, gli altri storti. Cioè storti, sdraiati. E vedete, scusa, ma devo fare una cosa. Bene, bene, grazie. Comunque tranquillo, quando vuoi io sono qui. Ho avuto un po' di problemi inizio live, ma
Si è risolto tutto per il meglio, per fortuna. Ok. Qua invece facciamo un cambio di legno. A me piace fare sti cambi così. Oh, sul dritto usiamo. Oh, qua magari usiamo sempre il dritto. Ok. Qua dritto. Oh, facciamo un attimo tutti i lati intanto così poi posso fare una cosa dritta e via. Eccoci qui. Sì. Quindi facciamo così. Eccolo qua. Eccoci qui. Quindi adesso possiamo fare qua, ho sbagliato. Ok, per il momento così va benissimo. E direi di utilizzare vetri ovunque. Diciamo, vedi proprio tutto intorno, bello bello areggiato sto posto, cioè luminoso. Ok, così, con torce qui e qui, qui e qui, la strada, ok. Quindi, fatemi capire una cosa, eh. Va benissimo. Mentre per lo strato sopra riutilizzerei questo. Ok. Non so tenere il mouse in mano oggi, non so perché. Ok. Me lo sento strano. Tipo leggero. Ok. Così va benissimo. Però. No, ci sta. Fa un effetto molto molto carino. Per il pavimento invece vorrei utilizzare legno normale e sempre il legno quello scuro, il Dark Oak, che facciamo un pavimento a scacchiera. So che ci vuole un po' a farlo, però. Ok. Lo rompiamo dove si deve rompere. Qua così. E questo qui. Riempiamoli. Riempiamoli. Come si riempie il cesso quando fai la cacca. Certo. Ma perché io devo dire le stronzate? Cioè, sono serio più dico le stronzate. Non lo capisco sta cosa. Ok. Facciamo una cosa molto rapida, indolore. Oh là là. Pocchi, pacchi, picchi, pezzi, pacchi, pitti, maffi, tacchi, sacchi, malli, cappi. Ok, mamma mia quanto sono belli i pavimenti a scacchi. Mentre per il tetto. Utilizzerei solo questo. Anzi, facciamo un giro di questo. Facciamo un tetto particolare. Giro di questo, giro di questo, tipo cerchio. Sperando che sia corretto. No, basta. Ok, dove l'ho messo? Molto particolare questo tetto. È chiuso così. Bella, eh? Ma dipende quanto sai cosa vi crea. Luce, luce. Lì è già illuminato, ci manca solo la porta. Io utilizzerei la porta normale. Quella che si adatta meglio. Decisamente. Per il tetto, invece, vorrei fare una cosa del genere, sempre usando questo e questa. Facciamo in questa direzione. Ok. E facciamo tipo colori alternati. Sì, ci sta. Il problema qui è. Prendiamo questo. Ok.
No, sto pensando un po' come farla, nel frattempo che costruisco. Ok. Che qua possiamo fare così. Poi ritorniamo con quello scuro. Molto carino dovrebbe uscire. Poi c'è un'idea anche per la parte del tetto. Un secondo, solo che devo calcolare le distanze. Ok. None. Bam, 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 bum, bum. Poi facciamo così, prepariamo già anche questo. Per il momento li appoggio, poi tanto li devo risistemare tutti, perché c'è una mezza idea. Quanto odio mettere scalette, mamma mia. Ok. Saliamo ancora di uno. Ah, c'è già, ok. Dovrei salire. No, forse mi bloccherei qui. Quanti blocchi avanzano? Tanti. Perché noi adesso siamo qui. Avanzano due blocchi. Allora facciamo un'altra riga da entrambi i lati. Ok. Aspettate, però se avanza uno e uno, vediamo. Dovrebbe chiudersi con due scalette nere. Mannaggia che non so mirà. Fatemi vedere. Yes, finiamo da entrambi i lati. No, non dovevo metterlo qui, va bene. Così. No, lo faccio in volo che è più comodo. Sto avvenendo notte, non vedo più. Time set 0. Già meglio. La campana. Ok. Tocco di classe veramente con la campana lì. Perfetto. Mentre qui facciamo una riga normale. Mi riserve questo legno. Una riga di questo. Così. E così per finire. Ci sta. Ci sta benissimo. Però questi li mettiamo verticali. Per mantenere lo stile che c'è anche sotto. Ok. Così e così. Ci sta, ci sta. Stessa cosa da questo lato. Ho sbagliato lato? Cosa che non qua. Ah, perché qui c'è l'entrata. E qui no. Quindi qua va bene tutti stesi. Ok. Quindi così. Così. Poi chiudiamo qui e chiudiamo qui. Perfect. Perfect. Così, proprio molto molto carina sta casetta uscita. Carinissima, bella, bella, mi piace. Poi facciamo quest'altra casa. Direi di fare una base di cobblestone. Dai che abbiamo quasi finito finalmente sto villaggio, avevo 4 live. Ok. Con l'entrata sempre di qua. L'entrata qui viene di uno, va bene. Usiamo magari stavolta lo stone brick. Stone brick. Infest. No, quello normale voglio. Stone bricks. Eccolo qua. Mettiamo via quello che non ci serve. Perché potrei fare un lavoro così. Ok. Perfetto. None. Ok. Dai, dai, dai. Voglio finirlo oggi. Devo essere rapido e indolore, come un leopardo con le costole spezzate. Indolore mica tanto. Cioè, voglio dire, fa male.
Agosto la rotta. Là. Eccoci qui. Ok. Quindi. Torce. Strada. Finestre. Ci stanno bene le finestre ovunque, anche qui. Poi vi ricordo che va arredata ancora tutta, eh. Ok, il tetto lo chiuderei con la cobblestone. Quindi facciamo una cosa rapida con Word Edit. So scrivere, aiuto. Set 4. Fer53, grazie mille per il follow. Grazie e benvenuto nella family. La family di Stoff. Stonefish. Forse è meglio con le... No. Va bene così. No, perché spezza poco. Quindi meglio quelle di cobblestone. Vediamo. Facciamo un tentativo, se no lo ricambio. Sì, ci sta meglio. Ci sta decisamente meglio. Ciao Fire, fai FIFA con Wither dopo? Purtroppo Wither oggi non c'è. Ma una info, se posso giocare con te oppure parlare con te? Beh, puoi parlare in chat tranquillamente. Oh, sì, purtroppo oh, sì. No, perché è un server tra virgolette, nel senso è stato solo sul mio computer, quindi non può entrare nessuno. Per parlare invece puoi tranquillamente scrivere in chat, nessun problema. Tanto domani, ragazzi, se tutto va bene, ci sarà la 6 ore, la live di 6 ore. Però vi invito a seguirmi sui social per avere info, perché non è detto che posso. Non è sicuro al 100%. Allora, qua facciamo così. E lo facciamo chiudere a triangoletto. Quindi così. Perfetto. Però forse sarebbe stato meglio usare lo stone brick. Vero? Forse spezzava di più. Vabbè, nessun problema. Ci vuole poco. Cambiamo. Ok. Noni. Così. Così. Ho rotto tutto. Allora, ora facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto per l'altra casa, ovvero copiamo il primo e lo incolliamo man mano che saliamo. Così risparmiamo un pochino. Ci saranno anche ospiti nelle 6 ore, ad esempio Wither? Certamente, certamente. Ma ci saranno tanti ospiti perché faremo molti giochi nella stessa live. Eh? Sì, sì. Facciamo la stessa cosa da questo lato. Quindi copio qui. E saliamo. Ok. Dobbiamo fare lo stesso lavoro da questo lato. Mannaggia che non sono capace di cliccare oggi. Oh. Oh. Eccoci. Allora, va bene, va bene. Perfetto. Ah, manca pavimento e porta. Per il pavimento io farei una tirata unica di legno bianco. Quindi set birch planks. Ok, anche qui. E come porta usiamo quella della giungla. Mowgli, libro della giungla. Eccolo. Un po' più brutta delle altre, però ci sta, le case un po' più povere, no? Ora ci abbiamo queste due un po' più grandi. Quindi, intanto fatemi bordare dove si può. Facciamo il bordo dove si può. Qua mi devo fermare qui. Ho ancora il comando Flora che parte, yeah.
Yeah, baby. Ok. Così ce la troviamo già pronta, non la dobbiamo fare dopo. Eccoci qua. Qua un pochetto. Pochegno. Un che pochegno. Eccoci. Ok. Ho fatto tutto, no? Sì. Adesso mancano solo queste due case più tutte quelle lì. Sarà veramente un inferno. Un inferno. Allora, legno da caccia. Questa la facciamo con la caccia. Dovrei fare un'altra casa a due piani. Perché quelle a due piani sono lontane. Quindi questa la facciamo a due piani. Con l'entrata da questo lato. Cioè, se ho fatto il centro a caso, mi merito una medaglia. Mamma mia, una medaglia. Me la date una medaglia? Dai, datemi una medaglietta. La voglio. Un regalino, qualcosa. Ok. Allora, abbiamo detto l'entrata lì. Però vorrei utilizzare dei materiali diversi. Quindi facciamo gas bianco. In questo caso stavolta lo facciamo un pochino diverso. Quindi così. Ok. Nei bordi usiamo questo. Magari così. Allora, una cosa alla volta. Prima tutti i bordi, se no qua mi rincoglionisco, non capisco più niente, non facciamo più niente. Ed è un casino. Ok. Bom, boom. Bom. Boom. Quanto è lunga? Oh, non arrivo più. E così. Poi devo fare la stessa cosa qui. Perfetto. Ok. Torce. Strada, come sempre. E fino a qui ci siamo. Ora, per fare un piano successivo, io vorrei utilizzare le scale di stone brick. Ok. Facciamo tipo la scala qua che sale al piano successivo. Però fatemi prima di tutto fare un altro bordo così. Vedete perché ho fatto il lato di quel colore? Tutto calcolato giusto, deve essere 6. Eccomi, dai. Grazie, la medaglietta, grazie. Sono contento adesso. C'è il cuoricino. Non lo so fare il cuoricino, si fa così il cuoricino. Ma devo fare tipo al contrario, così, 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 così. Vabbè, non lo so fare. Lasciamo aperto. Che meglio, che meglio. Ok. Allora, aspettate che qua è un casino casino adesso. C'è un casinino. Allora, così, perché poi la scala deve salire. La facciamo salire qua di 3. Qua di 3. Con il blocco. Questo. Ok. Facciamo salire in perpendicolare insieme. Ancora uno. Però così arrivo proprio al bordo. Dovevo partire uno prima, però costruiamolo lo stesso perché abbiamo il nostro caro World Edit che ci aiuta. Lo prendiamo tutto. Ok. Taglio. E lo incollo due più in qua, tipo qui. C'è un past? Ok. Ci sta, ci sta. Perché a questa altezza farei il tetto. E per il tetto utilizzerei la cobblestone. Ok. Quindi lo riempiamo tutto. Allora, per farlo più velocemente, ci mettiamo qui. Facciamo fill 400. Perfect. E apriamo solo dove ed esclusivamente serve. Qui tecnicamente è solo così. Vabbè, magari un altro. Ok. Per fiato. Si fa così il cuore. E non lo posso fare, non lo so fare. È difficile fare i cuoricini. Qua così. Qua così. Cominciamo a mettere anche le torce che non si vede una scippa di nada.
Perfect. Oh, qua il vetro mi sa un po' troppo grosso, quindi tipo qua non lo metterei. E lo facciamo partire da qua. Quindi qua vetro. Perfect. Quindi mettiamo una torcina qui. E siamo illuminati alla perfezione. Quindi il pavimento lo farei di stone brick. Quindi verbi su. Ok, e ci sta. E usiamo lo stesso identico materiale anche qui. Però qui dovrei fare un altro bordo d'arancio. Quindi facciamo Bang di Sabalù. Facciamo walls col blocco in mano. Perfetto. Perfetto. Quindi 15. 15 fa 19. Usiamo sempre lo stone brick. Stone brick. Ok. Facciamo così. Faccio vedere un trucchetto con Word Edit per evitare di mandare i blocchi col fill dove non si vuole. Lì si dà un bordo, si va in un punto e lo riempi. Ecco qua. Così abbiamo il pavement. Ma l'ho fatto troppo alto. L'ho fatto alto. Impossibile. Ah, non è giusto. E qua si aggancia così. È giusto, ok, niente. Sono diventato stupido. Aspettate, non sto. Devo farne un altro d'arancione? Così? 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 Ok. Poi facciamo le decorazioni, non preoccupatevi. E poi facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto sotto. Quindi questo era arancione. Ok. Più o meno ci sono, eh. Così. Dovrei aver fatto tutto giusto se Gesù mi vuole bene. Credo, eh. Non so se mi vuole bene. Qua no. Qua così. Qua oh sì. Bello, bello. Facciamo anche il banconcino. Il banconcino, non il balconcino, il banconcino. Qua sopra facciamo sempre il bordo così. Perfetto. Allora, qua per rimanere in tema facciamo in questo modo. Va bene. Ok, sto a fare un casino che non so manco io. Sto diventando scemo. Ok. E ok. Quanti ne mancano? Ok. No, ci sta, ci sta. Fa un effetto molto molto carino. Però io vorrei fare anche magari così. E chiuderlo qua. Storto. Ci sta. Facciamo un po' di decorazioni. Quindi anche qui magari facciamo di 3, poi 1. Qui non ne ho idea. Facciamo prima sto lato che è più facile. Abbiamo detto 3 e poi 1. Da questo lato invece dovrei. Devo farlo dall'interno. Mi viene più facile, credo. Non è vero. Vabbè, devo tenere questa riga. Quindi qua è così. Era 5 poi 3, giusto? 5 poi 3, giusto? 5 poi qua. No. Sono 6 e poi 4. Perché sono 6? Sono in questa riga.
Devo farlo uno in più. Così. Perfetto. Ho fatto ciò. Possiamo illuminare. Io farei. No, vabbè, poi ho detto gli arredamenti per ultimi, se no non finiamo più. Ok, qua possiamo fare vetro dappertutto tranquillamente. Là. Qui farei il balconcino. Posso da questo lato, sì. Sì. Però magari è meglio farlo di qua. Campana. Meglio farlo di qua, sentite a me. Qua. Facciamo così. Perché spacco dove non devo? Così. Porta. Io utilizzerei questa qua, che spezza bene l'equilibrio, sia qui che sotto, che non l'abbiamo ancora messa. Ok. E qua facciamo il balconcetto. Non tanto grande, così. Lo farò di tre almeno. Con le fence bianche, ovviamente. Ok. Piccolo balconcino. Ci sta, ci sta. Oh sì, oh Chi sì! è? Irnei, grazie mille per il follow, benvenuto. Però di solito sono continuativi del blocco utilizzato per l'interno, quindi almeno lì usiamo questo. E anche fuori. Così. Che vedete che fa un effetto completamente diverso, cioè migliore più che altro. Ok, per chiudere il tetto invece abbiamo detto la cobblestone. Quindi riempiamo. Riempiamolo. Set 4. Perfetto. E mo il tetto è un casino. Perché non è tanto lunga, quindi volendo si può anche fare in modo semplice. E utilizzerei le scalette quelle di legno scuro. Potrebbero spezzare bene l'equilibrio. Però la porta ha usato spruce, quindi teniamo comunque un pattern. Un pattern. Pattern è molto importante. Perché qui adesso è una strada tutta in salita. Ah, no. Ah, ok, non si aggancia. Bene, bene. Però se me lo metti giusto è meglio. Quindi prendiamo tutto. Qui. Lo copio da un gradino sotto, quindi qua. Non ho idea di quanto devo andare su, quindi mo facciamo un calcolo in diretta. 1, 2, 3, 4 dovrebbe bastare. Facciamo una rotazione di 180 gradini. Partendo da questo blocco. De quanto me devo spostare? Tipo qua? L'ho copiato più o meno dal centro. 1, 2, 3 ancora. 3. Qui? Vediamo. È giusto? Oh, yeah, baby. Anzi, se per chi fosse nuovo e sta chiedendo, uso la creative in live. La creative, scusate, word edit in live. Per fare prima, perché altrimenti costruire tutto a mano non finiamo più, mai più. Poi incolla. Perché non incolla? Perché era girato in 80 gradi. Deve essere 96, allora, insomma, mi sbagli le basi. Slabs. Spruce. Eccolo qua. Spruce. No!
Cosa? Ho bisogno di fare un dappertutto. E devo partire da qua, tipo? Sono giusto? My god. Oh my god. Perfetto. Ok. Chiudiamo questa riga. E poi vediamo come fa il bordo lì. Ok. Allora io per stare in stile, in tema, continuerei ad utilizzare questo. Sì. Decisamente. Perché così rimaniamo in stile e diventa molto molto carino. Però facciamo comunque una decorazione qui. Tipo così. Beh, dai, dai. Magari lo facciamo proprio a scaletta. Esce ancora meglio, secondo il mio parere personale. Yes, yes. Nomade mille parole, yes. Ah, qua così, qua così, qua così. 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 Così, così. Così, così, cosa. Amalero un babà. Eccoci qui. E anche questa casa è pronta. Ok, possiamo fare la flora dove manca. Quindi di conseguenza qui. Da qualche parte c'è. Eccolo. Bada boom. Bada bim. Ok. Qua manca questo pezzetto che non l'avevamo fatto prima. Eccoci. E manca solo questa casetta qui, in questo lato. Sto pensando di quali materiali si può fare. Fatemi ragionare. Sì. Vediamo. Se prende un effetto decente la faccio. Vediamo, questa non la facciamo a due piani. Questa casa singola. Che a medioevo non tutti sono ricchi. Se no. Questo è il centro, quindi fino a qui. Qui è così. Ok. Manca qua. Eccoci qui. Sto un attimo capendo, Sì. Guarda, quando sono silenzioso, perché sto ragionando anch'io se la cosa mi può piacere, cioè può essere carina oppure no. E purtroppo, quando gioco a Minecraft per i fatti miei, cioè magari sono anche sul TS, parla con gli altri, eccetera, mi sto zitto, perché quando sto zitto mi concentro molto molto di più. Ma qua non farei finestre. Così. Qui invece la spezzerei. Anche qui. Le facciamo un po' più spezzettate questa volta. Perché qua è 3-3? E qua non è 3-3? Qua è 2-2? C'è qualcosa che non quadra. Tutto storto. Un po' storto. Che qui sono 11. E qui sono 9. No, sono 10. Qua l'entrata dei tre. Così. Ecco dove c'era il barbatrucchetto. Perché io poi farei così. Così. Un po' particolare, no? Usiamo la porta di acacia, che dovrebbe spezzare molto bene il colore. Ok. Con torce
po' più particolare questa, dai. Mettiamo i vetri. Dai, vanno. Dai, dai, che siamo a ottimo punto. Ma che sono i municipi ormai. No, non è vero. Non è vero. Ah, sì. No, manca ancora lì. Ce la faccio mica. Ce la faccio mica. Mettiamo torce. Torce. Qua non ho chiuso al centro. Rotto addirittura della. Non si sa con quale legge fisica divina magica strutturale, ma ho rotto pure della. Così. Putz, 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 putz. Dovrebbe andare bene. Non ne sono molto convinto, però facciamocelo andare bene. Pavimento, lo facciamo, lo facciamo. Cobblestone. Spezza bene la situazione. Qua fuori dobbiamo fare la strada invece. Questa è un po' più grande, avevo sbagliato la misura. Vabbè, fa niente, fa niente. Ok. Sto pensando. Ai bordi li facciamo così. Ok. Viene meglio. Sentite, dipende quanto sei. Che lui sa la verità. Dipende quanto sei. Tu chi sei? Ok. Papa del bito, papa del bito, pita del bito, pita pita pito. Perfetto, fa proprio un effetto molto molto carino da vedere fuori. Con tetto in legno bianco, quindi set birch, no, acacia, planks, ok, spezza, no, però l'acacia l'ho già usata lì, quindi usiamo ad esempio, usiamo sempre birch, ok. C'è sta, c'è sta. Vedete che fa un bel effetto. Ok. Ah, ma sapete che potrei fare? Tipo così. Ok. Facciamo tipo una separazione qui al centro. Come se fossero due casette. Due case in uno. E viene ancora meglio di prima. Però sto mettendo un po' troppe torce. Qui non ce n'è bisogno. La mettiamo qui. Ok. Stessa cosa qui. Perfetta la mamma. Ok, chiudiamo. Sta torcia non ci va. Perfetto. Tipo una doppia casa, una e due di là. Ok, allora poi per il tetto. Sto ragionando. Potrei fare un giro di questo. O parto direttamente da qui. No, facciamo un giro di questo. Ok. Così adesso vediamo un attimo. Vorrei fare un altro tetto a piramide. Però stavolta ho fatto un pochino più decente. Arrivato? Arrivato. Allora, per farlo veloce potrei fare così. Così. Facciamo walls end. Ok. Poi qua dovevo usare blocco intero. Quindi facciamo da qui a qui. Con
questo. Poi lo devo fare qui, quindi da qui a qui. No, con l'accetta, con questo. Poi da qui a qui. Ok. Sì. Da qui a qui. E poi lo chiudiamo con l'ultimo di questo. Così. E così. Perfetto. Ci sta, ci sta. Ottimo, abbiamo fatto anche qui allora. Basta, finito. No, che è finito, c'ho le case di là. Non ci siamo continuo a dimenticare. Dai, è uscito veramente carino il villaggio, però. Guardate che bello. Bellissimo. Uno spettacolo da vedere. Col laghetto lì, poi... Colpo... De grazia. Colpo de grazia, veramente. Allora... Le case qui. Qua sono tante, mo. Sono davvero tante. Oh, partiamo con questo, sì. Potete mettere via blocchi che non servono. Mettiamo una base di questo. Facciamo il contorno. Vabbè, ma scusa. Perché mi ostino a farlo a mano quando esistono i comandi? L'entrata la diamo da questo lato. Da questo lato. O qui, 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 qui. Ok. Il centro dovrebbe essere... De 1, ve? Qua c'è 5. Ok, il centro di 1. Potremmo utilizzare... Di nuovo la sandstone. Non c'è nelle vicinanze usata, vero? No. Tranne lì. Però lì è abbastanza lontana da non crearmi preoccupazioni serie. Ok. Sono tante le casette. Oh, finiamo più. Da quanto tempo sono in live? Un'ora. Ho fatto parecchio in un'ora, però dai. Tanto oggi, ragazzi, c'è solo Minecraft, quindi possiamo dedicarci bene a questo progetto. Qua niente finestra. Ok. Oh, mamma mia, santina. Santina divina. Questa viene un pochino più scura. Però io sti bordi li devo sempre bloccare. Così. Per forza. Perché altrimenti viene un po' storta e non mi piace. Mamma salvo. Ok. Torcia. Torcia. Non è molto luminoso, quindi lo farei anche nel centro. Ok. Riteniamo sempre questo stile. Ok. E poi... Ho la strada. Pavimento. Io utilizzerei un pavimento di... Tipo terracotta. Terracotta azzurra. Questo qui. Quindi da qui a qui. Vediamo. Mi sono completamente dimenticato di questi pavimenti. Però non è tanto medievale. No, preferisco usare questo. Perché non è che c'erano tanti materiali in passato, no?
Qui possiamo tranquillamente usare una porta normale. Fa marrone scuro, ci sta. Ok. Tetto piatto di sempre legno con tetto di cobblestone. No, ma cobblestone non mi piace proprio per i tetti. Possiamo usare i brick. Li ho già usati in passato, vero? Da qualche parte sì, sono sicuro. Tipo lì. No. No, non ho mai usato i brick, veramente? Però effettivamente. Potrei fare un tetto da caccia. Non ne ho mai fatti. Eh no. Ok. Ok. Dal lato. No, facciamolo sul lato anteriore, così. Là. Lo copiamo come sempre. Lo prendiamo stavolta dal bordo, così non sbagliamo. Perfetto. Uno, due, tre, quattro. Ma 5 abbondanti, secondo me. 15 mettiamo qui. Lo ruotiamo di 180 gradini. Mannaggia, però devo andare là. Dipende da quanto sei, non mi puoi fare sti erroretti. Tecnicamente l'ho preso da qui. No. L'ho preso da qui. Ok. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, posso salire, 6 e 7, riruotamelo, da questo, troppo alto, nulla all'ultimo, ci fermiamo qui, ci fermiamo assolutamente qui. Perfetto. Allora, lo chiudiamo tutto con l'ascenso. Sandstone. Lì. Oh, strano sto tutto. Ok, io vorrei però fare una cosa rapida. Quindi prendo da qui. Non si può. È un casino. Non tocca farlo a mano. Perché avevo un'intenzione per farlo più velocemente. Però purtroppo Minecraft, cioè Minecraft World Edit, me lo permette, ma perderei più tempo che farlo così. Perché devo andare a selezionare tutto, espandere la region, fare la cacca sotto i portici della gente e poi scappare. Poi è un casino, capite? Da qui a qui. Questo set end. Dovrebbe esserci ancora da qualche parte? Yeah, baby. Perfect. E anche questa è fatta. Mettiamo la flora. Vabbè, scusa, faccio prima a fa così che cerca. Posso fermare qui. Poi mi fermo qui. Qua ho lasciato solo uno, però ora che ci vado. Ok. Questo voglio fare un negozio. 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 Per i negozi, però, tengo lo stile di questi. Cioè con questo stile, sì. Quindi
Quindi lo facciamo magari di legno scuro o di spruce. Ok, perché c'è già un po' troppo legno scuro qua nelle vicinanze. Quindi è meglio utilizzare questo materiale. E qui facciamo un negozio. Ed ecco, ho fatto bene a non chiudere il dietro. Cioè, lascia schiuso. So chiuso. Però ho tipo un ricordo sbagliato, non da vedere. Ho fatto tutto un materiale. Ok. Ok. Dove sono? Qui. Io farei il bancone che parte da qui. Qua c'è la porta. No, magari. Aspettate. Spostiamo ancora di uno. Qui la porta. Ok. Così. Quindi chiudiamo tutto qui. Niente finestre. Cioè dopo le facciamo. Posso già farla. Tipo da sto lato può rimanere. Da questo lato no. Quindi lo chiudiamo tutto. Così. E da questo lato sì. Quindi finestra. Perché questo negozio, oltre a fare il bancone qui, che lo facciamo di quarzo. Però aspetta, i banconi come li facevo? Perfetto. Sto facendo nel modo corretto, stranamente. Così. Però qui si potrà anche entrare, quindi ci sarà una porta normalissima. Mettiamo bianca per spezzare. E questo va tutto così. Ho capito, però se lo spacco tutto, Avevo preso uno in più. Madonna santa, ma perché? Non mi ricordo le cose, mannaggia te, devi non to sei. Ok. Perfetto. Quindi qui si può entrare. Se si entra, io farei tipo così. Ok. Mi serve un gate bianco. Qui. Perfetto. Ok. Pensate che sto, capì pure io che sto a fare. Perché uno entra, può pagare anche da questo lato. E gli spazzini qua entrano qui. Però a questo punto la mettiamo qua. E qua togliamo il vetro. Ok. Così. Pavimento di cobblestone. Anche qua sotto. E anche la porta. Ok. E poi vabbè, qua è da arredarlo. Per il tetto invece manterrei lo stile del quarzo, però come ho fatto da questo lato? Ho fatto un giro di scale? No. Slab e poi slab. Ok. Mentre l'interno si chiude. Ok. Ok, quindi. Non sto con. Alto 3. Eh sì, parto. Ah, ok. Capito. Non riuscivo a capire. Perché praticamente io ho fatto un giro così. Giusto? Walls. Ends. Un giro così. E
E poi l'ho chiuso col blocco. Quindi semplicemente così, così, set 155. Perfetto. Torce, molto molto importanti. Ok, qui, qui, la mettiamo anche qui. E siamo a cavallino. E questo è fatto. Perfetto. Qui, stessa identica cosa, però utilizziamo come blocco di partenza legno della giungla, che non ce n'è usato nelle vicinanze tranne un pezzetto lì, quindi va benissimo. È lunga uguale? Yes. Questi facciamo i negozi quelli un po' più evoluti, no? Che si può entrare. Che carini. Scusa, quanto è grande. Oh. Ah, no, è giusto. No, è un po' più grande del solito, questo sì. Ok. Quindi qua deve fare così. Che poi si chiude così. Qua c'è il bancone. Qua c'è la porta. Perfetto. Più o meno è corretto. Da questo lato posso mettere i vetri, quindi lasciamo un po' di apertura spaziale. Questo lato invece lo chiudiamo tutto. Quindi così. No, non tutto. Solo qui. Solo qui, qua no. Ok. E qua tutto. Come bancone invece utilizzerei lo stone brick. Mannaggia che mi si toglie il terreno, però devo stare attento con ste dita. Qua abbiamo detto che era fatto in questo modo. Qua lo togliamo che c'è il gate. Ok. Gate di jungle. Giusto, no? No, ho ottenuto quello della porta. Quindi se la porta la facciamo quelli di questo tipo, usiamo anche il gate di spruce. Perfetto, ci sta bene. Ci sta benigno. Ok. E questo qui. Illuminiamo. Tanto si può già cominciare a illuminare. Fatto così, no? Così, così e poi c'è quello qua. Perfetto, perfetto. Allora, la porta c'è. Devo ancora chiudere da questo lato lì. Come on. Qua abbiamo detto tutto. Qua lo chiudiamo fino a qui. Vetri. Qua si può. E qua si può. Scusate, sto capendo. Ma il pavimento lo farei di questo materiale. Vediamo se lo trovo. Stripped Dark Oak Log. Stripped Dark Oak Log. E ci sta da Dio. Facciamo sempre così. E il tetto credo fare di spruce. Quindi prendiamo questo e prendiamo questo. Via quello che non serve. Bam. Bam. No set. Attenzione ai comandi che si fanno. E poi così. Qui set.
Perfetto. E anche qui ci siamo. Queste due sono fatte. Fatto! Lo Giovanni Mucciaccia si insegna. Allora, flora 80. Fin dove serve. Qui c'è già. Qui serve. Qui prendo. Su. Vabbè. Qua posso andare tranquillamente fino a qui. Attenzione che qua ho dimenticato la strada però. Così. No, non è così. È così. Cosa ho spaccato? Ah, sotto, ok, niente. Sotto non mi interessa. Ok, qua invece si può prendere tutto questo pezzo fino a qui. E tutto il retro. Qua si può fare tutto fino a qui. Qua tutto fino a qui. Facciamo fino a qua. Ok. Allora io adesso direi di fare questa cosa che è qua più piccolina. Quindi partiamo con la cobblestone, che è un po' che non si usa. E viene sempre da uno sta entrata maledetta. Va bene, va bene. Questo è sempre negozio. Questo è l'ultimo negozio. Attenzione, l'ultimo negozio. Ok. Slab di brick. Così. Qua l'entrata. Materiale, materiale. Io direi di farlo anche tutto in cobblestone. Tranquillamente proprio. Quindi facciamo così. E così. Tutto de cobblestone. Perché tanto poi il tetto, essendo di materiale diverso, spezza bene. E qua posso mettere finestre ovunque. Perché qua si può. Ok. Ah, era de due l'entrata? Va bene. Ho sbagliato tutto. Così. Ma guarda un po' i segreti che si scoprono. Cioè, come ho contato prima allora? Non ho capito. Qua si può fare tutto però fino a qui. Qui no. Qui no. Qui no. Ok. Qua sì. Perfetto. Pavimento. Lo facciamo in... Ok. Che ci sta abbastanza bene. Mentre per il tetto dobbiamo tenere i brick. Quindi, scusate che mi serviva questo. Ok, ho delle torce di troppo. Bordo di qua. E set questo. C'è un set end veloce? Sì. Porta. Facciamo spruce. Cioè dark oak, scusate. Ok. E le torce. Che bastano così. Ok. Quindi qua possiamo fare la flora. Baboom. E anche qui. Meglio. Ok. Quindi queste due farei ancora case. Questi sono tre negozi. Quindi questa è una casa. Questa è una casa. Sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.
Sì, tipo un motorino. Allora, riutilizziamo la caccia che è da parecchio che non lo uso. Quindi, così. 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 E così. Con tutto il bordo sotto occupato. Non è centrato, eh? Nel centro di uno, va bene. Va bene, va bene, va bene. Va bene così, amico mio, va bene così, tutto va mio. Eccoci qua. Poi come blocco secondario invece possiamo utilizzare... Ma anche il legno normale, un po' che non lo uso qua in giro. Decisamente, decisamente. Tranne laggiù, vabbè. Ci sta. Così. Perfetto. Chiudiamo. Chiudiamo. Qua devo chiudere un po' di più, tipo fino a qui, ok? Ragazzo, si è messo. Ok. E farei come al solito i bordi così. Bombolo, bombolo. Ok. E ok. Passaggio. Torce. Vetri. Adesso è diventata una macchinetta. Ma è talmente automatico, fa caso ormai che non ci accorgo neanche più. Non ci accorgo neanche più. Pavimento di stone bricks. Che non li usiamo praticamente, no, l'abbiamo usato forse una volta. Anche qui. Con porta di acacia. No, l'ho già usata da poco, vero? No. No. Forse l'ho usata laggiù. Mi sa di sì. Sì, perché qua non c'è. Allora va benissimo. Così tiene lo stile. Poi qui lo finiamo sempre con questo. Vabbè, ormai sapete come lo stile che sto usando. È inutile che ve lo rispiego ogni volta. Finiamo velocemente. Qua le ultime due casette. Poi c'è il municipio. Perfiato. Detto che lo facciamo in... Teniamo sempre questo un brick. Ok. Che ci sta più che bene. E utilizziamo il legno normalissimo come scale. O questo normale o normale. E lo facciamo in questo verso stavolta però. Non la voglio la pioggia, per favore. Temporale. Copiamo da qui. No, no, aspettate, aspettate, fermi tutti. Perché sto blocco è uno più basso, poi mi si sputtana il mondo. Copiato. Boom. Bam. 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 Ancora uno. Vedete, devi 86, come fai a sapere dove devi andare senza guardare? Perché è centrata questa casa, capite? Capite? C'è Barbatrucco. Dove ti do qui? No, così, così. Però dall'altra parte, mi sa. Sempre a fa casini, sto non c'è una volta che faccio le cose giuste. Qui. Un collo. E andiamo su fino a quando non siamo a metà strada. Ovvero adesso. E lo chiudiamo per forza con gli slebbini. Cioè non è per forza. Però lo chiudiamo con gli slebbini. Dritto dritto però. Così. Non facciamo il tetto a punta.
L'interno lo facciamo. Sì. Meglio farlo così. Perché sennò viene strano. Ok, si sta benissimo. Anche di qui. E abbiamo fatto anche questa casa. L'ho già illuminata dentro, vero? Sì. Penso di sì. Mi ricordo. Problema se non mi ricordo. Ma cosa fa? Ah, sì. Ok. Beh, ma qui si potrebbe anche fare. La soffitta. Perché è molto spaziosa. Con finestrella. Piccolina, piccoletta. Ok. Ladder. Ladder. E una trapdoor. Che purtroppo non ci sono di stone, quindi li utilizzo come quello della porta da caccia. Teniamo sempre lo stile, che è una cosa molto molto importante. Eccoci qui. E anche questo è fatto. E cambia con la finestrella, vedi? Spezza. Ok. Quindi, flora. Qualche parte c'è. Flora e flora. Ok. Questa è l'ultima. Questa è l'ultima, però vorrei fare una casa doppia. Quanto è lungo? 26. C'è una metà. Che è 13. Quindi potrei fare. Bam. E più o meno qui è la metà. Ancora uno. Qua so 13, se ne metto uno qui. So 13, perfetto. Quindi questo è il centro. Lo segniamo così. Ok. Ragazzi, chiedo scusa un secondo che mi scappa la pipì. Non devo fare anche qualcos'altro. Tipo la cacca. E arrivo subito. Vi metto il be right back. Eccoci. Certo. Vi alzo un pelo la musichetta. Sì. E arrivo subito. Musica d'attesa. Arrivo, chiedo scusa. Thank you.
Eccomi. Allora, scusate che ribasso la musica. Non ci riesco. Mannaggia. Ok. Eccoci qui. Dov'è? Qua. Allora, un secondo, bevo un goccio d'acqua. Oh, dicevamo l'ultima casa qui. Cobblestone. Dimmi che c'è un centro di due, perfetto. No, non è di due. Perché qua sono 5 e qua sono 4. Tutto fa così. Mi dà un po' fastidio le porte da uno, sinceramente. Non mi piacciono. Cioè, non sanno. È vero che nella realtà si usano porte da uno, mica da due. Però. Ok. Stessa identica cosa dall'altro lato. Ok. Il centro era questo. Il centro di gravità del pianeta terrestre. Del globo terracqueo. Ok. Oh, maiale, per favore, tu dovrai sparire a breve. Ora io utilizzerei legno scuro e legno bianco. Qui quello bianco. Anche se è già usato lì, però voglio fare un effetto chiaroscuro. Vediamo se esce. Ok. Fino a qui. Qua dobbiamo chiuderlo tutto. Adesso faccio. Ok. Stava boom. Stava. Samala fa. Qui l'ho dimenticato. Perfetto. Ed è dritta. Ok. Questo è l'importante. Così. Così. Stessa cosa identica uguale identica. Perché l'ho ripetuto? Non lo so. Ok. Mi rimetto comodo. Ok. È stancante così su Minecraft. Non pare, però è stancante, eh. Sì,
Cioè, comincio a sentire la stanchezza dopo che costruisco così velocemente. Eh sì. Ok. E possiamo mettere i vetri. Così spi sempre la vicina che si sta facendo la doccia. Anche qui. La facciamo in modo simmetrico, nel senso, in entrambi i lati contemporaneamente. Perfetto, quindi qui questo pavimento. Avete capito, no, quello che voglio fare? Vabbè, come facciamo male. E qui l'inverso. Perfetto. Qui porta bianca e di lì porta scura. No, qui. E qui porta scura. Ok. Poi per lo strato superiore facciamo così. Facciamo prima walls 4. Tanto dobbiamo soltanto fare questo qui. Facciamo così. Ok. Qui il tetto chiuso con aspettate che non mi ricordo come si chiama. Stripped Dark Oak Log. Mentre da questo lato, ok, uguale ma birch. Ottima cosa. Vediamo da dentro. Così possiamo illuminare. Devo anche illuminare un po' il centro. Ottimo. Anche qui. Questa sembra più scura perché ho usato un materiale scuro. Perfetto. Manca solo il tetto. Per il tetto, ovviamente, usiamo le scale scure e bianche. Sto ragionando, tranquillo. Non sono zitto. Così. Viene veramente carino, secondo me, quando è completo. Ok. Copiamolo. Così facciamo prima, lo prendiamo da qui. E lo incolliamo un po' di volte, fin quando sempre non siamo al centro. Perfetto. Ruota di 180 gradi. Ci mettiamo da questo lato. Così. Su. La pasta. Andiamo su. Perfetto. Avete capito l'effetto? Tipo chiaroscuro. La slab centrale invece è un casino, perché dovrei usare un colore intermedio. E noi invece potremmo fare così per richiamare il sotto. Ok. Tipo questo di intermezzo. Ok. Poi prendiamo il blocco intero di uno e dell'altro. Da questo lato fino a metà lo facciamo scuro. Mm.
100 cobbles. Vede, poi faccio le modifiche in tempo reale dove non mi piace. Tipo qua i bordi ci sta meglio così. Perché essendo che c'è questo centrale, qua c'è il chiaro, là c'è il scuro, spezza. Spezza bene. Fatta. Fatta. Bella. Bellissima. Però vorrei fare una cosa. Siccome il tetto è grandissimo sopra, qui, così, e qui, così. Ladder. Oh, via tutti i blocchi che non ci servono, che così calcoliamo bene. Poi mi serve la trapdoor bianca e la trapdoor scura. Qui va quella bianca. Qui va quella scura. Ok. E qui va separato. Però un secondo che devo... Ci facciamo una finestrella da entrambi i lati, illuminata. E qua niente, semplicemente lo dobbiamo riempire. Un po' di pazienza. Pam 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 pam. Mi chiama su cassa, chiere fumama Liuana, chiere mostrami la cassa. Eccoli qua. Bam. Andiamo nell'altra. Ok. Forse avevo dovuto usare quella bianca qui. No, 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 no. Ok, no, no. Mi sono confuso. Chiudo. Finita. E poi di qua. Su. Sì, ho sbagliato. Scusate, eh. Ho usato quella scura, ho usato quella bianca. No, è giusto. È giusto, è giusto. Niente. Discalcolo del cervello. Ok. A posto. Ragazzi, abbiamo finito. Manca solo la flora. Che non c'è, cioè chissà dove è finito il comando ormai, quindi lo faremo a mano. Cioè lo riscriviamo più che altro. Olli. Ola. Perfetto. Cioè guardate che bella che è uscita. Cazzarola. Cazzarola, che carina. Ci sarebbe tipo qui al centro. Ma lo devo fare però. Io mi faccio venire le idee e poi le devo fare. Oh, via via. Cambiando i due centrali. Fammi andare su per favore. Così crea uno stacco veramente interessante. Così. E anche di qua. Ciao. E anche qui. Perfetto. Bella, bella. Non ho nient'altro da dire. Penso sia la casa più bella che abbia fatto dopo questa. Questa mi piace tantissimo. Dov'è? L'ho persa? Dove l'ho messa? Dove l'ho messo? Non mi ricordo più. Non c'è. Ah, questa. No. Ah, questa qua, questa qua. Questa qui mi piace tantissimo. Come è uscita anche quei colori, con la scaltina che va su occhioccioletta. Molto molto carina. Questo è il ristorante. Cioè, vi ricordate com'era all'inizio? Voto tutto? Guardate che bello. Ma che solo il municipio. E per il municipio so cazzi. Perché intanto cominciamo facendo il muro. Ok.
Poi qui devo cercare se c'è un centro. Speriamo di sì. Su 26, quindi il centro è di 13. Questo è il centro, giusto? 11 e 13. Facciamo così. Così sono 11, sono 12 e 12. 12 e 12. Quindi lo ampliamo. Tolgo 2, tolgo 2. Tolgo 1, tolgo 1. Via maiale, per favore. Che qui sto a lavorare. Stessa cosa di qui. Ok. E qua lo facciamo chiudere sull'entrata. L'entrata sarà aperta, nel senso non c'è una porta vera e propria. No. Così. Ok. Quarzo. Ovviamente il municipio avrà le cose un pochino più elaborate, no? Ma mettiamo i bordi dove devo mettere i bordi. Facciamo già tutto come ce l'ho in mente, poi nel caso se non esce molto carino, lo rifacciamo. Cioè non è che lo rifacciamo tutto, perché già ci vorrà una vita a farlo. Però mi avete capito. Ok. 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 Boh. Poi servono anche le slab. Perché i luoghi questi qua, facciamo così. A un'operazione alla volta, se no mi confondo ed è la fine. Da qui a qui voglio tutto quarzo. Ribassato? No. Tocca farlo a mano. Che pizza. Che fastidio, guardate, vedete quello che dicevo? Che sarebbe meglio se potessi scegliere la posizione dei blocchi che devi piazzare. Perché modo perde tempo a far così. Beh, che non è troppo lungo, però. Capito. Guardi, il tempo è denaro. Quindi servono i pillar. Questi qui. Dovrebbero venire giusti, sì. Però forse così sono troppi, vero? Sì, allora il primo lo escludo. Questi li faccio tutti, però. Ho richiuso lì, non ho proprio aperto, ok. Fa effetto tipo colonnati. Tipo Grecia. Non lo so. Mi ispirava. E ci sta benissimo. Perché poi si illumina tutto così. Ok. Qua posso fare così. No. Cioè il primo sì. Però poi questi li facciamo. In stone. Non mi piace. Oddio, mi consigliate un blocco?
come pavimentazione d'entrata al municipio? Non ho idea. Potrei usare la sandstone. Potrei usare la sandstone. Ok. Risultato molto gradito. Poi usiamo anche i tappeti, cosa che non ho ancora mai usato, tra l'altro. Tappeti c'erano nel Medioevo, dai. O no? Non c'erano? Ma qualcuno sa se c'erano? Vorrei far cazzare. Ho fatto tutto in stile medievale. Giova 3456, grazie mille per il follow, benvenuto. Ok, così. Beh, dai, 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 dai. Carinissimo, carinissimo. Poi qui Oh vorrei sì, oh fare sì! così. Lo riempiamo tutto, tutto quanto, tutto, sì. Oh sì, oh sì. Ok. La diorite? Sai che ci starebbe benissimo la diorite? Fammi vedere. Vediamo. Diorite. Polished diorite. Che bello quando c'erano gli ID per i blocchi, ma è così. Yeah, grandissimo. Mito, sei un mito. Sto morendo. Allora, qua lo chiudiamo tutto col quarzino. Qua niente finestra, perché giustamente c'è da sull'esterno, che cioè che sono colonne. Non mi piace. Ok. Fino a qui ci siamo. Perfetto. Mo' l'interno. Cioè tipo pare una casa nella casa. Allora, intanto facciamo i bordi. Come si può? Così. Tanto vi ricordo, ragazzi, di seguirmi sui social, perché forse, non è al 100% purtroppo, è al 75%, domani c'è la 6 ore. C'è la prima live di 6 ore, maratona. Con, tra l'altro, ci sarà una campagna di beneficenza. Quindi tutte le donazioni saranno devolute a beneficenza. Ah, qua voglio fare un finestrone. Sì, vabbè, ho capito, io sto a spaccare il mondo, però. Insomma, devi tanto sei, calmati. Finestrone, finestrone. Oh, ma non è possibile che ho fatto lo stesso errore due volte. Con torcia, torcia. Torcia, torcia. Ok. Ok. Poi, sì, io lo chiuderei qua così, ok, qua tutto chiuso, niente finestra, adesso vi faccio capire, perché qui ci sarà un ufficio. E questo è un ufficio. Ho sbagliato? Dovevo usare il quarzo. Dovevo usare il quarzo. Cioè, qua no. C'è il bordo così. Poi qua il quarzo. E il piano sopra finisce sempre in quarzo. Ok. Così. Peccato Mannaggia, viene storto. Vabbè, non importa, sta bene comunque. Riccardo, grazie mille per il follow, benvenuto. Così. Stessa identica cosa di qui. Quindi una riga così. Questo così. E un'altra riga. Poi di conseguenza, per tenere lo stile che abbiamo usato dalle altre parti, aspettate che me lo sono scordato da questa parte. E io mi ricordo le cose man mano che costruisco.
E un consiglio, vuoi sapere? Togli sta musica di schifo. Scusa per se sto scoprendo, ma sinceramente non è troppo bella. È musica da lounge, musica lo-fi. Ah, se non vi piace la spengo, tranquilli, ecco. Purtroppo, siccome non posso mettere musica con copyright, mi tocca arrangiare con quello che passa al convento. Oh sì, oh sì! Quello che passa al convento. Eccoci qui. La. Sì, è uguale. Ok. Se avete qualche altra musica no copyright da consigliarmi, da mettere di sottofondo, ditemi pure. Perché così magari nei momenti che sto zitto... No, comunque è tutta la ragione. L'utente ha sempre ragione, come nei negozi. Il cliente ha sempre ragione. Ok. Cominciamo a mettere le porte. Perché se no non finisco più. Cioè, sto municipio qua non so quanto tempo ci vorrà a farlo. Cioè, l'inferno. L'inferno. Cominciamo a fare i pavimenti. Ovviamente, legno normalissimissimo. E che Twitch non è come YouTube, Twitch non riempie le bolle sul copyright. Sì e no, nel senso, io le live le ricarico anche sul canale Cantina di YouTube, non su quello principale. Quindi, se posso usare musica no copyright sarebbe meglio. Perché altrimenti mi fanno un buco di culo così. Ok, allora io continuerei. Questo tappeto è ancora di uno, così arriva dentro. Perfetto. Quindi, quanto avanza qua di spazio? Dimmi che c'è una metà. 12. Questa è la metà. Quindi così e così. Sono 12 e 12. Sono 11 e sono 12. Sono 13. Spazio tutto da 1. Così è giusto. 12. 12. Ok. Perché contiamo la parete qui. 1, 2, 3. Facciamo un corridoio di 4 almeno. Quindi qui. Fino a qui. Qui facciamo praticamente un'altra stanza. Tipo gli uffici. Però non esce. Cioè non è giusto. Non è corretto. Perché 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qui. Qua sono 6. Qua sono 6. Qua sono 7. Addirittura. E allora così. No, a sto punto. Conto da qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qua. Quindi questo no. Sto a fare un casino, non sto più a capire niente. Allora facciamo 1, 2, 3, 4, facciamo qua. Facciamo qua. Tra l'altro ho notato, la parte bassa doveva essere di questo materiale. Ok. Perché sennò l'effetto voluto non c'è. Lo fai anche a più piani? Penso di no. Perché comunque fai conto che il tema è medievale. Una volta era medievale, perlomeno. Poi è un po' saltato, diciamo, il tema. Non so perché. Cioè, io ero sicuro di averlo mantenuto giusto. Però... Poi ho cominciato a usare materiali che non si usavano. Tutto qui. Oh, per favore, de Gesù bambino che sei nato tu, così. Oh. La campana. Oh, qui è tutto chiuso. Così è tutto chiuso, con torce. Qui è finestro. Finestro. Voilà. Torce. Qui è corridoio. Quindi anche qui facciamo in questo modo modino. Ok, baby. E vabbè, qua viene un ufficio più piccolo, dai. Facciamo con l'entrata da qua. È a posto. Ok, qua chiuso. Torce.
Finestra. Un po' tutto storto sto pianeta. Ma faccio le cose dritte, poi diventano storte. Ok. Facciamo così. Secondo, che non sto capendo se sto a fa giusto. Pare di sì. Ah, qua chiuso. Perché è storto? La porta è di due. La porta è di due. Bene, 96, stai attento. Così. E così. Poi ho messo via le porte, complimenti. Sto a costruire, metto via le cose che mi servono per costruire, ovviamente. Così. E facciamo il pavimento. Le stanze, quelle che abbiamo chiuso, fammo il pavimento. Così non ci pensiamo più. Allora. Devo fare questa. Vediamo. Vediamo se c'è un centro di 2. No, il centro di gravità stavolta è di 1. Vabbè, non importa. Tanto mai è tutto storto qui, quindi. Là. Ok. Qua chiudo tutto. Qua chiudo tutto. Così. E qua chiudo tutto. Mannaggia, però mettimi i blocchi giusti che mi fa perdere tempo. Così. Porta. Pavimento. Ok. Voilà. Ok. Ah, scusate un secondo, eh. Fatemi. Metto un secondino la webcam. Ok. Vi metto di sottofondo una musica di quelle che ho fatto io. Così almeno abbiamo qualcosa di diverso. Mettete tipo una playlist. È un casino. Aspettate che lo devo selezionare. Ok, questa. 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 Questa si può usare. Questa, questo, questo. Questo, questo. E questa, basta, vero? Sì. E ci abbiamo una playlist. Faccio cominciare da questo. Ok. Allora, qua abbiamo detto che abbiamo fatto. Poi devo farlo simmetrico, preciso anche di qui. Quanto è lungo? Vabbè, dovevo arrivare qua, su questo intermezzo. Fin qua ci sono. Ok. Così. Poi vi faccio capire perché ne ho segnato un altro lì. Io vi faccio capire tutto. State tranquilli. Meglio di sì, la webcam. Ah, che deficiente. Ecco. Allora, fatemi vedere. Ah, io non sopporto il silenzio. Devo avere sempre qualcosa di sottofondo. Me dà proprio fastidio. Sarò particolare io, però. Là. Così. Qua facciamo sempre il solito metodo, ormai siamo calibrati su sto stereo. Qui. Bamba bene. Ma no, più che altro sono da quasi 3 ore in live, quindi ho finito anche gli argomenti. Qua il centro era D1, non lo ricordo, non lo ricordo. Che so stupido.
così. Là. Poi qui. Qui. Finestrone. Perché lo chiamo finestrone? Finestra. Vabbè, finestrone. Minestrone. Ok. Ok. Quindi porta. Pavement. Ok. Mentre quest'ultima stanza la facciamo un pochino più grossa. Attaccata qui va benissimo. E qua me devo tenere. La facciamo un pochino più grossa. E questa sarà la stanza del capotribù. Non so perché l'ho chiamato capotribù, vabbè. Il silenzio può essere piacevole, ad esempio quando do... Vabbè, sì. Oppure soffocante e quasi... Quando... Quando non è più argomento. Sì, quello sì, è vero. Anche perché sono il primo che mi rendo conto che... Quando ho parlato per tantissimo tempo, giustamente, dopo un po'... smetti di pensare a cose nuove e cominci a dire semplicemente quello che stai facendo, a ripetizione, come sto facendo adesso. E... Questa cosa può essere sia piacevole che spiacevole a seconda della situazione. Nel senso, se si sta giocando a un gioco competitivo, il silenzio, o comunque un gioco che richiede attenzione, il silenzio è una manna dal cielo. Ma se si sta giocando a Minecraft, stare in silenzio, allora, già messo. Vabbè, mi dimentico pure le cose, ormai. Cioè, Alzheimer. Sto diventando vecchio. Anzi, fa un mese. Magari un mese. Fra. Che giorno è? Fra 15 giorni è mio compleanno. Quindi divento più vecchio. Che bello, eh? Ok. Allora, siccome questa è la stanza del direttore automobilistico, rifacciamo il pavimento uguale agli altri. Perfetto. Mentre il pavimento esterno qui lo farei di andesite, polished andesite. Dovrebbe... bello l'effetto, dai. Mi piace un po'. Spezza bene. Qua non ha senso questo corridoio, ma lo possiamo sfruttare per... Tipo le panchine, no? Sala d'attesa. Quindi prendiamo le sedie. Beh, le sedie, le scale. Facciamo tipo sala d'attesa. Così. Posso farla anche qui. Ok. Possiamo farla anche così. Possiamo farla anche qui. Ok. Fatta giusta qui, sì. Qui, sì. E anche qua, così. Giustamente ci stanno. Qua ho lasciato tutto aperto. Devo chiudere. Però. Esatto, c'è un errore de costruzione. Eccoci qua. Ho 22 anni. 22 anni, ne faccio il 15 aprile 23. No. Così. È così. No, non ha senso. Meglio solo al centro. Ok. Abbiamo finito. Vanno arredate ancora tutte le stanze, quello sì. Però quelle le facciamo nella prossima live. Faremo la live di arredamento di tutte le case, perché mo so volte. Penso che ne avevo fatta solo una, tipo questa. Sì, esatto, solo questa era piena. Questa è quella alle sue spalle lì. E vabbè, il parchetto e basta. Allora. Beh, tecnicamente così va bene. Posso chiudere il tetto. Posso decisamente chiudere il tetto. Quindi per chiudere il tetto io farei usando solo stone brick. Non ho capito, non so scrivere. Così. Devo saltare uno? Così. Oh, Ray, baby.
Beh, qua posso chiudere tutto, è che lì non potevo perché c'era la robetta in mezzo. Qua è quadrato, quindi va benissimo così. Ok. E qua mo devo capire. Facciamo proprio così. Insomma, anche io che so fare. Ok. Quindi, tecnicamente, l'effetto non mi dispiace per niente. Arredamento di prima qualità, esatto, sì. No, io non ho mai saputo arredare case, anche casa mia proprio, perché questo mondo una volta era su un server e costruivamo tutto in survival. Poi purtroppo il server resettò il mondo, io mi feci un backup della mappa e ci ho continuato per i fatti miei. Però tipo, se vai a vedere warp casa mia, questa. Ora lagga un botto perché deve caricare il cimitero che è pieno di teste. Io vi ricordo sempre, se volete vedere tutta l'isola, perché è un 1200 blocchi per 250, una cosa colossale veramente. Vi consiglio di recuperarvi la prima live che ho fatto, sono sempre quasi quasi un designer. Questa qui è casa mia. Tanto c'è ancora la skin col mio vecchio nome, vabbè. Questo è il massimo che so arredare. Io facevo così il tavolino, il tavolo grande col caminetto che si è spento, non si sa perché. E la stanza da letto. Basta. Cioè, questo è il mio massimo di arredamento. Non sono mai stato ferrato, cioè so fare gli esterni, tipo la dimora dello Sonsu. Mai perché c'è quella cosa lì, la chiesa, il giardino zen, comunque c'è veramente il mondo in cui suona il mulino, che per chi gioca nel server Wayne Gamers Fail di Lion, questo mulino lo può ancora trovare ad Amsterfail in città, l'arena, la fattoria, lo zoo, la discoteca, Bob e Bobino, portale dell'End e del Nether qua sotto, Tempio Maia, mia vecchia casa con i polli. Case, torri, chiese, cimiteri, stato, c'è veramente il mondo qui, il mondo, c'è veramente un mondo. Cioè, ve la faccio vedere un attimo circolando dall'alto, il porto col ponte che passa sopra, il faretto, la statua della libertà. Qui c'è veramente, c'è la stazione dei treni che va da una parte all'altra dell'isola, sotto c'è anche la metropolitana che fa da qui laggiù in fondo, dove c'è la discoteca, dove si intravede l'azzurro in fondo, cioè c'è tutto il percorso sotto, c'è veramente il mondo, il mondo. Ci sono cose subacquee, cose città sotterranee, qua c'è l'ospedale, l'hotel, c'è il mondo, c'è. Se siete curiosi di sapere tutto quello che c'è, vi consiglio di recuperarvela quella live. È una live in cui avevo fatto sia Minecraft che The Binding of Isaac. È una copertina gialla, quindi si vede facilmente. Qua sotto ci sono le catacombe, la scuola. Il castello, stavo facendo appunto il villaggio per il castello. Perché non glielo fa il villaggio al castello. Comunque io direi che siamo a ottimo punto. E possiamo anche concludere qui. Nel senso, il tetto non ho la più pallida idea di come farlo. Se non in questo modo, io prenderei questo pezzo, ok? Ci faccio il muro, va bene? E poi facciamo da qui a qui così. C'è un tetto molto molto piatto, a dire il vero. Sto scrivendo. Stessa cosa di qui. Mentre parlo, non ci ho fatto manco caso alla musica che stava andando. Così, così, così. Perfetto. Mentre qui facciamo la stessa identica cosa. Stessa identica su tutto questo bordo.
Però andiamo su un po' più di scalini. Così. Saliamo di uno. Ok. Faccio il set, non c'ho voglia. Poi facciamo qui. Così. Set, facciamo end. No. Qua è un casino. Mi tocca farlo a mano. Che word edit è talmente stronzo. No, non è vero, perché io questi sono blocchi bloccanti. Cioè così. Eh sì. Perfetto. Cioè meglio di così, se muore. Qua farei addirittura così. Così. Perfetto. Molto particolare. E qui uniamo i punti dove si tocca per renderlo più simmetrico. No, più simmetrico, più... avete capito, dai. Perfetto, basta, abbiamo finito. Mettiamo la flora tutto intorno. Si è bloccata la webcam? O cazzarola? O cazzarola? Perché si è bloccata? No, non è che si è bloccata la webcam, mi si è scaricato il telefono. Mi si è scaricato il telefono, che è diverso. Vabbè, mi tocca concludere la live senza webcam. Facciamo così, così la tolgo di mezzo. La teniamo un attimo così, tanto ho praticamente finito la live. Adesso faccio solo la flora qui. E ci salutiamo, ci vediamo domani. Ripeto, se mi seguite sui social saprete se domani c'è la 6 ore o no. Non ne sono molto convinto, sinceramente. Perché dovrei avere un impegno abbastanza importante. Se c'è, ok. Se non c'è, qua la strada però effettivamente non serve farla continuare. Quindi... da qui a qui lo settiamo tutto normale. Lì rimetto la flora. Ok. No, però lo devo fare giusto. Sennò che senso ha? Così. Perfetto. Ora controlliamo al volo che non ci siano strade inutili. Campana. Che questa tipo è inutile. Ok, 7-2, posso, offensivo. Là. E basta? Basta. Va finito. Oh, santissimi cinesi. 4 live, circa 12 ore di lavori. Circa. Poi vanno messi ancora i lampioni qua sul bordo della strada. Tutti i lampioni qui, ce n'è ancora un pelo di lavoro, ce n'è. Però lo facciamo nella prossima live dove arrediamo, perché quello lo considero un po' arredamento, dai. Queste sono strade inutili? No. Controlliamo bene. Boh, posto, basta. Finito. Mannaggia, oh, venuto molto... tant'è quella fontanina al centro lì che fa veramente schifo. È peccato per la webcam, porca zozza. Oh sì, oh Chi sì! è? MattXXLL230, grazie mille per il follow e benvenuto! Niente ragazzi, purtroppo Matt sei entrato nel momento in cui sto chiudendo la live. Perché ho appena finito di costruire tutto, il municipio soprattutto. No vabbè, ho fatto tipo 15 case oggi. Ho fatto tutte queste. Questo blocco al centro qui. No, scusate, ho sbagliato. Ho fatto queste due. Ho fatto tutte queste, tutte quelle e il municipio. Bel lavoraccio oggi, bel lavoraccio. Tra l'altro non capisco perché. Come cavolo? E che fix è fancy? Non capisco perché, ma tipo ho fatto le foglie. Non... ah no, sono trasparenti, era l'impressione, questo è scemo.
Quanto è bella la vita, è bellissima. Bellissima la vita. Così bella che si taglia con un grissino. Niente ragazzi, spegniamo la musica, che siamo in chiusura. Le strade sono giuste, sì. Adesso se spegni e sei ripartita da sola, vabbè. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Ci vediamo domani, se c'è la 6 ore lo scrivo sui social, se non c'è la 6 ore sono in live tutte le sere alle ore 20, quindi mi trovate sempre, tutti i giorni, tranne piccole eccezioni quando magari so fuori, c'è un problema tecnico-industriale, quindi da Depende 96 è tutto, ciao a tutti!